praticamente come funziona? Per esempio Drive. Entriamo nello specifico. Potremmo giocare un drive pensando di prendere la palla tra il centro e la parte bassa. Questo a volte può essere utile perché il drive ha una leggera curvatura sia su quest'asse che su questa, si chiamano bulge roll, nel caso specifico questa è il roll. Qui sotto il drive è più basso di gradazione rispetto a quello che leggete, quindi nel mio caso qui ho un bel TSI 3 della Titleist 9 gradi, ma qui sotto è meno di 9 gradi perché 9 gradi ce l'ha esattamente nel centro, come sopra invece hai un po' più di gradi. E cosa succede a colpire la palla in basso o in alto rispetto al centro a faccia bastone a parità di swing? A parità, se la colpisco più in basso la palla partirà più bassa perché c'è meno loft, però per un effetto che si chiama effetto ingranaggio, gear effect, praticamente la palla prenderà più spin e quindi partirà quelle famosissime palle modello super teso che però poi si impennano alla fine, tipo Lotti. Esatto, che fanno tanto figo ma in realtà non vanno avanti, però magari può servire. In centro vola neutra, diciamo, mentre sopra fa esattamente l'opposto di quello che fa sotto, ovvero parte già più alta ma con un po' meno spin. Sono le palle che vanno più lunghe, chiaramente non facendo paloma, che è quando la si colpisce qua sopra. Quindi, ipotizzando uno swing senza grossi errori, il punto d'impatto, diciamo, ottimale potrebbe essere tra il centro della faccia bassone, dove sono distribuiti meglio i pesi, e la parte appena alta. Se devi sbagliare e vuoi fare strada e non ci sono problemi, per esempio climatici, il vento, quant'altro, molto meglio colpirla tra il centro e leggermente più in alto del centro, assolutamente. Viceversa, tiro un po' di vento, ho bisogno di una palla che mi rimanga un po' più bassa, o comunque avere una palla che ha un po' più di spin, quindi un filo più controllabile per quanto riguarda il destra e sinistra, allora colpire la palla centro-bassa non è così sbagliato. Bravo.